Sto arrivando. Sveglio da molto? Ne vuoi un po'? No, non ne voglio un po'. Ho delle notizie interessanti. Dov'eri finita, Tessa? Distretto di West End. E avevamo una consegna. Noi avevamo una consegna. Beh, volevi che ti lasciassimo in pace, ricordi? Allora fammi indovinare. L'affare è andato a monte e il cliente è scappato con le pillole. Ci ho azzeccato. L'affare è andato liscio come l'olio. Abbastanza schederazione per un paio di mesi. Facile. E quella come la spieghi? Stavo ritornando qui tranquilla quando due stronzi mi hanno assalita, ok? Hanno messo a segno qualche colpo, ma... Beh, ce l'ho fatta. Dammi qua. I due stronzi sono ancora con noi? Molto divertente. Almeno hai capito che fosse... Ehi, senti, erano due qualunque, non contano niente. Quello che conta è che è Robert ad averli mandati. Il nostro Robert? Sa che gli stiamo addosso. E crede di poterci fottere per primo. Ma sveglio il pezzo di merda. No. Non lo è abbastanza. So dove si nasconde. Sì, certo, come no. Un vecchio magazzino nell'area 5. Ma non so per quanto. Io sono pronto anche subito, ti va? No, subito può andare. Il punto 5 è ancora aperto. Ci restano poche ore al coprifuoco. Meglio sbrigarci. Dici davvero? Ho ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. All'esterno dovrebbero occuparsi di portare. Io lo farò presente. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con sé un documento di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare, di nuovo. Pare che ci siano sempre più infettati. Questo significa che la gente può uscire. Ho recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi. Basta restare qui. Bene, lo seguite pure. Giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Chiudete! Attenzione, il punto di controllo 5 è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area. Tanti saluti alla strada facile. Ricuciti, ok? Chiuderanno tutti i punti di controllo. Dovremmo passare da qui. Andare oltre il muro. Oppure potremmo lasciare andare Robert.
Come? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa le hai detto? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo. Stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forza. Ok, ci vediamo. Marlene sta cercando Robert. Che significa? Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Eccoci qua. Ehi ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Attenzione là fuori. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Prendiamo l'attrezzatura. I nostri zaini sono rimasti qui. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Bene, Texas. Sollevami. Sei pronto? Sì, signora. Dai! Sempre. È una domanda a trabocchetto. Dov'è la scala? Essere qui in zona. Trovata? Portala qui. Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Di qua. Giù, di qua. Robert avrà ancora le nostre armi. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare.
A proposito, quando arriva il prossimo carico? Fermo. Spore. Da dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Ecco il colpevole. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Dovremmo passare da qui. Merda! Tutto ok? Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Piano. Cristo! Occhio, occhio! Aiuto! Ho la maschera rotta! Non lasciate che mi trasformi. Vi prego. Che vuoi fare? Andiamo. Sono ammalati provando ad entrare nella zona. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci. Apri l'entrata. Ci penso io. Qui,
Passamela. È pesante. Credo di potercela fare. Ok. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Via libera, andiamo. Chiudila. Niente soldati o uomini di Robert, ok? Ci sta aspettando. Renderà tutto più interessante. Andiamo. Non adesso, Terence. No, no, è tutto ok. Non la carta. Ora, capito. Ok, va bene. Non c'è bisogno di incazzarsi. Se tocchi, compri. Terence, fatto fai il culo! Fai il culo, quel bastardo! Sarebbe un pugno, ma... Fermo, fermo! E chi è? Era meglio pararlo! Fagliela vedere! Prendilo, calci nel culo! Dai, sì, si fa. Dai! Spaccagli qual culo flacido! Spaccagli non il culo! Non dirmi che ho sprecato farlo. I miei soldi, sfigato! No, amico, attento, dai, amico! Non farti fregare! Spaccalo, dai! Calpestalo! Tagliale più forte! Dai, fagli un mazzo così! Dove pensate di andare? Malik, torna a sedere. Scusa, Tess, non pensavo foste insieme. Andate. Chi è? Cose vecchie, lasciamo perdere. Cercando Robert. È stato qui? Mezz'ora fa. È tornato al pontile. È lì ora. Ci siamo. Fateci passare. Se tenete la pelle, girate i tacchi e tornate indietro. Non ce l'abbiamo con voi. Vogliamo solo Robert. Nessuno vi costringe. Girate i tacchi e andatevene ora. Non andrò da nessuna parte senza Robert. Stronzetta, porta il culo fuori, altrimenti ti spacco quella testa di cazzo. Fanculo. Al riparo! Sei pronto? Sì. Mi ammazzo, porca troia! Ti copro. Trova il punto migliore. Passa di merda! Ben fatto, Texas. Anche tu. Come ha fatto a mettere insieme tutti questi tizi? Robert è bravissimo a scrivere assegni in bianco. Ok,
dammi la mano. Ecco fatto. Ok. Altri della banda di Robert. Come Matt, sai che stanno arrivando? Li vedo. Due dei nostri sono morti cercando di far fuori Tess. E ora lei e Joel stanno venendo a prendere Robert. Cristo. Non avremmo dovuto accettare questo lavoro. Non dipende da noi. Dividiamoci e assicuriamoci che non entri nessuno. Volevo dirtelo. Ero in Jordan Street e sono arrivati un sacco di soldati con un gruppo di 5 civili in manette. Fammi indovinare. Luci? Sì, li hanno messi contro un muro. Bang, bang, bang. Li hanno freddati tutti. È bello averti qui. Guardiamo in giro.